Fare i conti con l'ambiente, seconda giornata. Oggi il workshop che seguiamo è quello di SIFO, importante progetto della regione Emilia Romagna, ma non solo. Oggi parliamo di preparazione al riutilizzo. Lo facciamo con Mirko Ragazzi di EA. Esatto, io sono in EA il responsabile peraltro del progetto IdentiSui, che non è esattamente un progetto di preparazione per il riutilizzo, perché nasce prima che questo tipo di filosofia acquisisca importanza all'interno del nostro sistema. Però è un progetto che sostanzialmente attiene alla tracciabilità del rifiuto dei RAE, in particolare rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche, in un modo che consente la visibilità di tutto il percorso che il rifiuto compie e che quindi aiuta anche a individuare il momento in cui correttamente si innesta l'iniziativa della preparazione per il riutilizzo o del riuso, tal quale qualora il RAE appunto forse avesse le caratteristiche giuste per essere riutilizzato. L'impegno di ERA nella sostenibilità, lo sappiamo, ha tantissimi livelli ed amplissimo raggio. Tra l'altro ERA presente sul territorio con iniziative, ricordiamo per esempio RAE in carcere, della nostra amica Barbara Bovelacci, che è una iniziativa in cui c'è anche ERA, quindi c'è sensibilità per progetti che hanno anche una valenza e una ricaduta territoriale, se vogliamo. Questa è la caratteristica di ERA a tutto tondo, anche nelle attività istituzionali, nel senso che anche le attività banali nella raccolta dei rifiuti e dello spazzamento cercano di essere collocate nel contesto del tessuto economico locale e cercano di valorizzare le risorse che ci sono sul territorio. In particolare queste iniziative, che hanno una forte connotazione sperimentale, che sopravvivono proprio perché c'è l'interesse e la partecipazione e il coinvolgimento delle strutture di volontariato, delle ONLUS, del mondo del non profit in generale, a maggior ragione trova fertile terreno la collaborazione con una struttura come ERA, che appunto di questa valorizzazione delle risorse locali fa vanto e bandiera sostanzialmente. Grazie, buona giornata. Grazie.